adesso nel porto di Catania, dove siamo arrivati da qualche ora e abbiamo appena messo a disposizione delle autorità giudiziarie i 15 scafisti dell'equipaggio della nave madre che abbiamo bloccato nella notte tra il 29 e il 30 gennaio a circa 300 miglia da sud-est della Sicilia, di Capopassero. È stato un successo di squadra perché una volta ricevute notizie abbastanza attendibili sulla possibile presenza di questi due scafi, abbiamo investigato questi contatti tramite l'elicottero e una volta raccolte le evidenze di una flagranza di reato, ci siamo diretti con le unità sulla scena d'azione. Nave Fenice si è occupata del soccorso ai migranti che erano in evidente difficoltà, mentre nave Eliseo si è potuta dedicare alla persecuzione della nave madre. Dopo alcune ore di inseguimento abbiamo convinto a desistere l'unità e inviato a bordo il boarding team della Brigata Marina San Marco, che ha raccolto le ulteriori prove che sono state inviate alle autorità giudiziarie di Catania e grazie alle quali abbiamo potuto iniziare, su delega dell'autorità giudiziaria, il sequestro del natante e il fermo degli scafisti. 4 membri del nostro equipaggio e 3 persone del boarding team del San Marco sono rimaste sul peschereccio insieme a 2 membri dell'organizzazione criminale e hanno assicurato la navigazione di conserva nave Eliseo del peschereccio fino a Catania. Lo stesso peschereccio è stato adesso ormeggiato nel porto di Catania e messo a disposizione delle autorità giudiziarie. E nave Eliseo, una volta finite queste pratiche, lascerà il porto per tornare in area di pattugliamento e continuare la missione.